Buongiorno e benvenuti nel mio canale che fa dei video lunghi e poi magari li pubblica su YouTube o su altri social, può avere l'esigenza di dividerli in capitoli e quindi di mostrare dei titoli per i singoli capitoli. Vediamo come procedere con DaVinci Resolve mostrando appunto questi titoli di capitoli in vari modi. Vedremo come metterli solo impressi, questi titoli, come metterli magari in una a parte, cioè magari con uno sfondo colorato, oppure addirittura come usare una immagine di sfondo. Questa è la pre-interfaccia di DaVinci Resolve. Si va su New Project, si metterà il titolo del progetto, titoli, capitoli. Si va su Create e si apre l'interfaccia principale di DaVinci Resolve, con cui inizieremo come sempre dalla scheda Edit. Qui nella Media Pool si trascina il video da dividere in capitoli, da mettere i titoli ai capitoli. Questo è il video. Si va su Change per uniformare il frame rate di DaVinci Resolve con quello del video. Poi magari aggiungiamo anche un'immagine che eventualmente useremo come sfondo per i titoli in un secondo momento. Dunque, ovviamente si trascina il video in oggetto nella timeline. Questo è il video in oggetto. Questo mai si può aumentare la lunghezza, ma forse no. Ma sì, aumentiamolo. E vediamo il primo caso, cioè come inserire dei titoli sovrimpressi. Questa è la cosa più semplice. Si va qui su, si accende Effects Library, in Toolbox si va su Titles. Qui si possono scegliere anche i titoli molto complessi, quelli in 3D, ma noi per semplicità sceglieremo il testo semplice, questo testo qua, e lo posizioneremo nel punto in cui magari si vuole iniziare il primo capitolo. Si sposta l'indicatore di riproduzione nel punto in cui iniziare il primo capitolo e si trascina il testo. Eccolo qua, questo è il testo. Chiaramente avrà una lunghezza, in questo caso, di diversi secondi. Noi la aggiusteremo fino a farla diventare un numero di secondi, una durata che ci interessa a noi. Come vedete, si vede la durata, in questo momento è di 2 secondi, ci va e va bene così. Quindi una durata di 2 secondi del testo. Qui su Inspector si accende, se fosse spento, si vede subito il titolo. Qui ci mettiamo magari il capitolo 1. Qui possiamo scegliere il colore, naturalmente, scegliamo un colore a caso. E qui possiamo scegliere il font. Cominciamo a digitare il font, per esempio Georgia, io digito la G e vedo subito la Georgia, eccolo fatto. Qui metto magari bold, grassetto, e questo è il primo capitolo. Se noi vogliamo creare altri capitoli con lo stesso stile, non importa che noi facciamo questa stessa operazione. Possiamo semplicemente fare un'opera di copia e incolla. Per esempio, facciamo qui sul destro del mouse questo elemento, andiamo su copy, spostiamo l'indicatore di riproduzione più avanti, andiamo a destro del mouse, facciamo paste e incolliamo questo stesso elemento, che avrà le stesse caratteristiche di quello copiato. Ovviamente invece di metterci capitolo 1 ci si mette capitolo 2. Eventualmente poi possiamo magari questo spostarlo qui, andiamo ancora a destra del mouse, paste,
E questo ci mettiamo capitolo 3. Come vedete, ha le stesse caratteristiche di famiglia di font, di colore, e quindi in questo modo possiamo facilmente creare anche 20 capitoli tutti insieme. Basta creare il primo e poi copiare, fare il copia e incolla degli altri e cambiare eventualmente soltanto il titolo del capitolo. Questo è il primo caso quando si vuole creare un testo sovrimpresso al video. Ma noi adesso eliminiamoli. Si selezionano e si va su Cut. E vediamo come invece adesso inserire un testo non sovraimpresso, ma prima inserito all'interno del video. Quindi un testo su uno sfondo. Quindi bisogna innanzitutto creare questo sfondo. Magari si può iniziare dall'inizio, si potrebbe iniziare anche nel mezzo, ma iniziamo dall'inizio per semplicità. Andiamo su Generators. Andiamo su Solid Color e trasciniamo il Solid Color qua sulla timeline che va nella parte superiore. Qui anche in questo caso si può organizzare, calibrare il numero di secondi, facciamo 2 secondi circa. Qui sempre su Inspector si sceglie il colore, scegliamo un colore evidente, diciamo rosso. Andiamo su OK e adesso noi a questo colore rosso dobbiamo metterci un testo. Ci mettiamo, andiamo sempre su Titles, Text e trasciniamo qui, abbassiamo un po', ecco, il testo qui sopra e magari lo facciamo della stessa lunghezza dell'elemento colore. Qui ci mettiamo, che so, capitolo 1. Qui ci mettiamo bold e qui magari vado sul G e scelgo Georgia. Questo però io lo voglio mettere all'inizio del video o magari in un altro punto. Quindi come faccio? Sposto questo qua all'inizio, l'indicatore di produzione all'inizio, sposto l'elemento colore qui sulla media pool, in questo modo, questo è l'elemento colore, vado con il destro del mouse sull'elemento colore, e vado su Insert Selected Clips to Timeline. Quindi questo elemento colore verrà inserito all'inizio della timeline, perché all'inizio della timeline vedete che c'è l'indicatore di riproduzione. E qui viene inserito questo elemento colore. L'elemento testo poi lo posso prendere e inserirlo sopra. A questo punto questo elemento non mi serve più. Destro del mouse, vado su Cut. Quest'altro non mi serve più, destro del mouse, vado su Cut e qui all'inizio del video c'è appunto la scritta capitolo 1 e adesso vogliamo inserire per esempio il capitolo 2 con questo stesso sistema in questo punto qua. Posizioniamo l'indicatore di riproduzione nel punto in cui inserire il capitolo 2, andiamo su Solid Color, destro del mouse, Inserted Selected Clip to Timeline e come vedete verrà inserito qui questo Solid Color e io ci metto sopra il testo che sarà capitolo 1 ma io lo cambio in capitolo 2. Potrei fare la stessa cosa anche più in qua, ma invece di mettere un solid color posso mettere un colore diverso, posso mettere per esempio un Fava Color Gradient, cioè un
un colore formato da quattro colori con il gradiente. Lo trasporto, ecco fatto, lo ridimensiono, ecco così. Quando l'ho ridimensionato, lo trascino qua sulla media pool, destro del mouse, insert the selected clip to timeline e lo inserisco qua. Ci metto sopra il testo. Ecco fatto. A questo punto questo elemento qua non mi serve più, destro del mouse, cut. E qui nel capitolo 1 ci metto capitolo 3. Poi posso spostare ancora in avanti l'indicatore di riproduzione, destro del mouse su questo elemento, inserted selected clip to timeline, ed ecco che questo elemento viene inserito esattamente nel punto in cui era l'indicatore di riproduzione. Chiaramente posso trascinare ancora il testo e cambiare qui, è tutto assolutamente identico come stile, l'unica cosa che bisogna cambiare è il titolo del capitolo, naturalmente. E in questo modo, come vedete, questo è il capitolo 1, poi c'è il video, poi si vede il capitolo 2, il video, capitolo 3 con un altro stile, video, capitolo 4 con un altro stile. Come ultima opzione, vediamo come aggiungere dei titoli all'interno di un video con uno sfondo di una immagine. Ovviamente spostiamo sempre il video sulla timeline. Ecco fatto. Dunque, io non posso usare le scorciatoie da tastiera per selezionare il video e per utilizzare i Blade Edit Mode perché questo mi interferisce con i comandi del microfono. Comunque, volendo, si può digitare A per selezionare questa opzione, il modo di selezione, e si può digitare B per selezionare questo Blade Edit Mode. Perché vi dico questo? Perché se noi vogliamo, per esempio, inserire il primo capitolo in questa posizione, clicchiamo su questo strumento Blade, si può anche digitare D come detto, poi andiamo qua e dividiamo questo video, ritorniamo su modo di selezione, spostiamo qua. Qui chiaramente abbiamo nella media pool, abbiamo trasportato delle immagini, per esempio questa, la prendiamo e la spostiamo qua. Qui naturalmente ci deve essere tutto lo spazio che si vuole. Si imposta la durata dell'immagine con il testo, si mette qui lo snapping per fare in modo che si attacchino i due video, in questo caso video e un'immagine. Si sposta anche questo. Qui si può trascinare il testo se lo abbiamo già creato. Se non l'abbiamo creato, lo creiamo con lo stesso sistema che abbiamo visto prima, cioè sul title text. In questo caso c'è già, quindi lo aggiungiamo. Ecco fatto. E magari ecco. E questo è il capitolo 1 inserito qua. Se noi vogliamo, per esempio, inserire il capitolo 2 con un'altra immagine di sfondo, spostiamo l'indicatore di riproduzione, selezioniamo il modulo Blade e dividiamo qua, ecco fatto, ritorniamo sul modo di selezione, spostiamo qua la clip, scegliamo magari un'altra immagine, la spostiamo qua con lo snapping illuminato si attacca immediatamente, impostiamo la durata 2 secondi,
spostiamo qua il testo, impostiamo una durata congruente con l'immagine sottostante, selezioniamo l'elemento testo e magari al posto di capitolo 1 ci mettiamo capitolo 2 o qualsiasi altro testo naturalmente. Lo stile sarà lo stesso, qui c'è uno stile, vedete, con Georgia normale, e qui c'è un altro stile con Georgia normale, eccetera eccetera. E in questo modo si possono creare dei titoli di capitolo con uno sfondo di una immagine. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come creare dei titoli di capitolo all'interno di un video sovraimpressi con uno sfondo omogeneo, con uno sfondo di gradiente e con invece con uno sfondo di una immagine. E questo è tutto, alla prossima volta.